Giuse, sedici. 16 di dicembre, Numero 16, 12, strano oggi, 23. eh? Perché sei andata a pescare Oggi sono nel andato a cilindro un pescare coniglio strano. un 16, Un giusto 16. scritto? Che è una data o No, no? questo Come è un numero? numero di battaglione, pensate. Un Un proprio. numero di battaglione, uno diceva come un numero di battaglione? Un numero di battaglione, cioè il 16° battaglione della RAF, la Royal Air Force, quindi aviazione inglese, ovviamente militare, Royal Air Force è militare. E quindi si parla di orologi della RAF, della Royal Air Force, quindi orologi direi militari, dell'aviazione militare. Bene. Che poi forse a memoria mia è Ancora uno dei primi corretto. collezionismi che è Allora, il esistito. primo collezionismo degli orologi da polso usati, quindi di seconda mano, è stato con gli orologi militari. Perché era una passione. Era una passione e devo dire la verità, da quella passione sono poi venuti fuori tanti altri orologi che, perché prima a monte di quello c'era il collezionismo, ma di orologi da tasca. I primi orologi erano quelli militari. Quelli militari perché avevano una destinazione E particolare. poi avevano questi fregi qua che li riconoscevi Esatto, erano facilmente. tutti riconoscibili, ogni esercito di qualsiasi paese ne aveva una tipologia, gli italiani, gli inglesi, i tedeschi, i francesi. Gli americani, piccolini così, Te l'hai mai fatta una collezione militare? Di sì. generica o. Generica, ce l'ho qualcuno di militari, qualcuno ce l'ho, c'ho Yusi, Hamilton, Gleason, Rolex Submariner, il Sub, perché fa parte anche quello degli orologi militari. Basta. E E poi come da mai erano così tasca, piccolini? ma dipende molto, perché ci scordiamo che la Luftwaffe, quindi quella tedesca, cioè gli avversari nella seconda guerra mondiale della Royal Air Force, della RAF, facevano orologi da coscia di dimensioni così, quelli di Silvio, per dirne uno, quello di Silvio. E lì lo facevano diverse marche, Langenzon, dico IWC, c'erano diverse marche, Glashütte, quelli erano orologi molto grandi da coscia. Il paradosso è che gli inglesi volavano con questo orologio, cioè con un IWC Mark 10, 9 e 10, quindi questo è il Mark 10 e questo è un orologio che è in uso all'esercito proprio negli anni dal 43 al 47, perché poi nel 48 nasce il Mark 11, questo modello. Quindi questo dà il cambio a questo all'interno della Royal Air Cambia Force. santo, Cambia eh. tanto perché non tanto le dimensioni. No, Allora, cambia la cassa. nel primo collezionismo questi erano fra gli orologi più in assoluto più richiesti Sì, eh? perché meccanicamente erano eccezionali Muletti. e perché poi la IWC, che veramente lì fu la prima marca molto ricettiva al collezionismo, rifece gli stessi modelli e cominciò col Mark 12, Mark 13, credo che ora siamo a Mark 18, Eh sì. Cioè gli ha almeno dato 18, un filo. Almeno. mantenendo quelle caratteristiche Cambia proprio. anche il logo. Cioè anche il logo proprio Allora, qua cambia il non c'era la. logo, ma Ti, qua, te dici la T? la T, ma poi proprio Ma anche i la T busi in realtà non è un logo, ma è solo il materiale con cui sono fatte Ah, il la trizio? fosforescenza, bravo. Ah, E di ok. là è radio, ovviamente, e Certo. mentre di Guarda qua anche che c'è ancora molto. radio. È ancora molto, cioè, presente sul Esatto. quadrante, sì. Ora, per chi colleziona militari, va detto che questo qui è il WWW, cioè quello che dietro porta, diciamo, tre volte W e poi il numero, diciamo, di appartenenza al corpo. WWW sta per Wristwatch impermeabile, water Waterproof. resistant, waterproof. Mi veniva Wasserdicht, che invece è quello dei tedeschi, e loro hanno anche loro il W in fondo, spesso che è Wasserdicht, che è la stessa Ok, parola, vuol ma dire è tedesco, impermeabile in impermeabile, tedesco. Ecco, questo praticamente è l'orologio che sicuramente avremmo trovato al ok. 16° battaglione al polso nei primi anni, diciamo, degli anni 40, dal 43 fino al Comunque 45-46. Quindi sono fatti bello la questo guerra, orologio ha fatto sono la guerra. bellissimi, sì. Sì. Devo dire che il successivo, che è il Mark 11, questo, ha avuto molto più successo di quello, secondi centrali, invece quello secondi piccoli, e questo addirittura è arrivato dal 48 fino agli anni 80.
Cavolo. Non tanto, non ma sempre la solita grafica, sempre la solita... Uguale. Quell'orologio lì. Che tu lo sempre compri in quell'anno. Sempre con la stessa assegnazione, diciamo, agli eserciti. Ma c'era anche civile? C'era anche civile, questo lo trovi anche civile. Questo qui è militare, questo per esempio è del 52, sesto battaglione. Non sedicesimo ma sesto. 346-965-52, questo è il 965. Ok, questo, cioè c'è un abisso tra questi due orologi, cioè. Dire che questo si vede che dà l'idea di proprio moderno come orologio. Cassa a vite, quindi questo è assolutamente impermeabile, questo cassa impermeabile, il WWW sta per impermeabile, però ragazzi dentro non c'è, ci una, la falla c'è una guarnizioncina che... Ce la fa la dolce. No. C'è una guarnizioncina che, ora ovviamente in questo periodo qui l'unica cosa che potevi temere era questo. Questa era una cosa che poteva rovinarti. È Delibussy anche questo? No, questo non è Delibussy. Non l'hai trovato, questo è un campo. Questo è, sì, sì, questo è proprio reperito in un campo. Questa è tedesca chiaramente, quindi questa qui era proprio quella che temeva molto questo. Diciamo che questo e questo erano antagonisti, ma anche quello che lava il polso, devo dire la verità. Dimmi un'altra cosa. Allora aspetta, no, perché voglio questa dire una cosa. È una marca che mi gli inglesi, e quindi come Royal Air Force, ma anche proprio come esercito, hanno continuato chiaramente ad avere orologi anche dopo gli anni, diciamo, 50, 60, 70, e hanno spaziato. Poi chi fa i militari sa benissimo che c'è di tutto, cioè abbiamo trovato di tutto. Per capirci, questo era uno della sporca dozzina. Questo è uno di quelli della sporca dozzina. Ah, questo è della sporca dozzina. Questo è, questo è uno dei 12 modelli della sporca dozzina. Ah, tra l'altro, i WC è anche uno di quelli più. Esatto. Insieme a Longines. Esatto. Longines Omega, Omega principalmente. Smith, poi c'era. Ok, non sapevo fosse la sporca dozzina. Record, Vertex. Grana, non Grana. Grana. Tutti con la stessa identica fattura di cassa. Questi sono tutti quelli più o meno della sporca dozzina. Poi sono arrivati gli anni 80 e allora il CVC, che era questo, lo trovavi sia crono che solo tempo da truppa, che era questo, questa era quello da truppa, però c'era anche crono. Poi diciamo che nell'epoca queste casse hanno un nome particolare, no? I crono di queste casse. Cassanato, che non è quella, no, certo. Quella dei crono, dei crono. La Cassanato. Ma perché è rilegata al mondo militare? No, perché probabilmente alla fine i paesi NATO avevano scelto quel tipo di orologi e quindi... diciamo usava quello. Che bello è questo, no? Sì. È ovvio che cioè, i tempi della seconda guerra mondiale c'era un cinturino diverso. Anche secondo me, devo dire la verità, a me mi hanno un po' stancato i NATO, infatti si vede. E alla fine i NATO Bellini all'inizio, ma poi ora insomma, anche perché il finale ti rompe sempre l'anima. Non sai mai come è vero, sono d'accordo. Cioè io i NATO l'avevo fatti molto più corti. Sì. Cioè, se mi fai un NATO di misura normale, come un cinturino, tipo cinturino. A cinturino normale, basta. No, c'è bisogno non di... gioco meglio. Anche secondo me. Ecco, dicevo che l'antagonista di questi orologi era quello dell'esercito tedesco, che era un orologio tipo questo. Un Gleason come questo, tra l'altro belli come orologi. Sì. Sì. Qua sono tutti belli. Stessa epoca c'erano i francesi, che lo so, l'hai anche avuto. Questo mi l'hai anche avuto. Vero? Dodan 21. Allora, Dodan 21, questo qui praticamente è un cronografo con movimento val giù, peraltro molto ganzo perché c'ha il famoso, quello che si chiama in gergo, il ritorno in volo, cioè avvio, arresto e azzeramento, e fino lì nulla da dire, ma anche il sistema che schiacciando il pulsante basso, Type 21, parte, cioè blocca e riazzera, riazzera e riparte in automatico, tac. Questo è il ritorno in volo. Ma dicesti che sono modelli similari? Cioè c'è un altro modello simile a questo? Allora di questi qua ce n'erano un po', come è successo anche per la sporca. No, ma dico un Dodan, prima parlavate di un Type 20. Prima Type 20 e Type 21, sì, Type 20 e Type 21. C'hanno piccole differenze di grafica, a parte la scritta sul quadrante, ma di grafica di ghiera e di meccanica, leggere differenze. Ma montavano tutte e due va giù. Sì, sì, sì. E sono entrambi ritorno in volo? Il 20 no, il 20 mi sembra di no. Il 20 con la poca 21, conoscenza sì, che ho, sì, sì, che anche era la differenza fra il 20 e il 21. Questo era molto più, diciamo, immediato. Tant'è vero che altri orologi. Però il mio non era assegnato. Se ne sono andati. Non era assegnato? Impossibile. No, non. No, sei no. Sicuro? Sì, ma certo. Ma assolutamente o sì. O non aveva la freccia? Questo è soltanto. Ma la freccia no, perché sono francesi. C'era qualcosa che no, ma cioè, questi non aveva hanno... qualcosa. Questi hanno sempre l'iscrizione sotto, questi francesi, FG, con una data. Questo per esempio è FG 4480, quindi
questo orologio qui veniva assemblato, fatto, e gli davano un FG che sarebbe il fin garanzia, fine della garanzia, cioè nella fiche che accompagnava l'orologio te sapevi che il 4 aprile dell'80 dovevi portarlo a fare la, cioè, la revisione. Quando usciva dalla revisione ci veniva marcato 4480, che era la data della revisione, quindi da lì in poi avevi fino alla anni. Prossima revisione loro le stampavano sotto. Infatti qui c'è, vedi, 4480. C'era qualcosa che mi ricordavo, ma era questa allora forse. Ce ne sono alcuni, specialmente del tipo 20, che ce ne hanno una caterva dietro di questi FG in fine garanzia. C'era una fiche bellina anche che stava dentro una busta di plexi, e c'era questo fogliettino, la bustina di plexi c'aveva un bordino verde e dentro c'era questo foglio che lo aprivi, c'era il numero dell'orologio e gli interventi. Sì, ma è un orologio Ganza, storia. No, era Ganza tutta quella serie lì, perché poi di questa serie qui c'era Vixa J. Auricost, che faceva orologi già dagli anni, anche da Tasca, quindi già dagli anni 10, e anche per i cacciatori, nella pubblicità vecchia c'è un cacciatore con questo J. Auricost al polso, scusami, da Tasca, quindi in Tasca. E quindi abbiamo detto Vixa, Auricost, sì. Dodan, c'era un altro uguale al Dodan che non mi viene in mente il nome, ma era identico al Dodan, che aveva un, diciamo, solo una differenziazione del nome, e alla fine il Breguet. Il Breguet, che era il più top, famoso, di più top di gamma, il più costoso di tutti. Il 16 li ha garbato, sì. Beh, il 16 mi garba, sì. Perché si è parlato di orologi, esatto. No, e poi, cioè, e abbiamo fatto con pochi orologi, ma se uno dicesse la collezione dei militari, non il primo basta collezionista che noi abbiamo portato, cioè la prima puntata che noi abbiamo fatta con un collezionista. Esatto, con il quale abbiamo fatto anche la puntata sugli orologi militari. Esattamente. Cioè le tre puntate. Esatto. E allora, il primo collezionista Gino Guglielmo era il più grosso collezionista dei militari, ti ricordi? Il primo, ok. Poi l'abbiamo fatta con Silvio, che certo. Diceva con la collezione dei militari, che veramente... Lì ce ne sono veramente tanti e sono anche belli, devo dire la verità, ancora una collezione e forse anche come prezzi ancora accettabili. Via ragazzi, grazie. Bene. A domani. A domani. Ciao ciao.